Un saluto ai nostri telespettatori. Beh, la puntata odierna di Focus non poteva prescindere dalle elezioni, quindi vorremmo un po' parlare, affrontare il termine delle elezioni, i risultati, le prospettive, un po' tutto quello che è legato a questa consultazione, questa ultima consultazione elettorale. Lo facciamo con tre ospiti che hanno tutti incarichi importanti all'interno dei loro raggruppamenti politici, insomma. Pietro Maio, e vi vado immediatamente a presentare, a salutare e a ringraziare per questa presenza, così come ringrazio Pierluigi Lepore e ringrazio Simone Cretera. Naturalmente, ecco, io vi vado a elencare un po' le cariche. Pietro Maio è segretario provinciale del Partito Democratico per quanto riguarda la zona del Medio Molise. Pierluigi Lepore è coordinatore provinciale di Campobasso per quanto riguarda Forza Italia, e Simone Cretella è un dirigente di Fare Verde ecco, all'interno del Movimento 5 Stelle dall'inizio, quindi un percorso quasi dall'inizio, dobbiamo dire, come ci dirà lui se è proprio dal primo giorno o dal secondo, ma non ha importanza. Ecco, comunque un attivista ambientalista, ecco, riconosciuto come persona impegnata nell'ambito della tutela ambientale soprattutto. Tutto, ecco, si è impegnato con il Movimento 5 Stelle, ha avuto un ottimo risultato elettorale, così come Pietro Maio, che era il capolista della lista del Partito Democratico, anche lui ha avuto un ottimo risultato elettorale. Ecco, entrambi, sia Pietro Maio che Simone Cretella, faranno parte del prossimo Consiglio Comunale di Campobasso. Pierluigi Lepore, naturalmente, come dire, è riconosciuto come uomo dell'ambito di Forza Italia, da sempre è stato accompagnato questo percorso, quindi ha avuto diversi incarichi all'interno del partito, ma anche nelle situazioni istituzionali. Allora, con voi vorremmo tentare, come dire, un percorso ecco, di analisi di quello che è successo in queste ultime tornate elettorali. Naturalmente, come dire, cominciando a mio avviso dalle europee, che hanno sicuramente segnato hanno segnato una serie di novità rispetto probabilmente ad altre europee, ma ecco, io vi chiederò, come dire, anche quello che sta succedendo subito dopo. La consacrazione dei dati, quindi i diversi incontri che stanno avvenendo, perché è chiaro che, insomma, i nostri 73 parlamentari si devono confrontare con un'Europa, quindi con un Parlamento europeo, quindi stanno avvenendo degli incontri, stanno succedendo delle cose che possono aprire o chiudere alcuni scenari. Allora, io comincerei, se per voi ecco, non vi crea alcun problema, comincerei col più giovane, che è Simone Cretella, che è anche il nuovo ingresso al Consiglio Comunale di Campobasso, e quindi, insomma, mi piacerebbe, ecco, un'analisi di questa dimensione europea, restando il fatto, ecco, sottolineando il fatto che il Movimento 5 Stelle è la prima volta che comunque partecipa a una competizione elettorale per il Parlamento europeo. Simone. Sì, dunque, un risultato, quello nostro, che può essere letto da diversi punti di vista. Innanzitutto va detto che il Movimento 5 Stelle entra laddove non era prima, ovvero in Parlamento europeo, quindi da questo punto di vista il trend lo possiamo vedere comunque positivo, perché ripeto, stiamo riuscendo a mettere pedine un po' in tutti i contesti, dopo il Senato, il Parlamento, tanti enti locali, le regioni, adesso siamo entrati anche in Europa, quindi da questo punto di vista sicuramente il nostro ingresso è un risultato positivo. E non si può non prendere atto invece di un calo di quello che è il dato politico rispetto alle precedenti consultazioni politiche, appunto, perché c'è stato un'indubbia decrescita, appunto, del nostro livello a vantaggio in questo caso del Partito Democratico, che allo stesso tempo non si può negare che ha avuto un riscontro certamente più positivo. Però io scinderei un po' l'aspetto politico nazionale da quello europeo. Voglio dire che
questa tornata elettorale europea è stata, a mio avviso, anche una sorta di referendum, diciamo, un po' più sulla stabilità europea piuttosto che gli euroscettici, se così possiamo dire, perché se è vero che il Partito Democratico ha preso il 40%, è vero pure che tutte le forze che non sono il Partito Democratico in un modo o in un altro erano e sono molto critiche nei confronti non solo dell'euro, ma insomma un po' del sistema Europa così come sta funzionando negli ultimi anni, ovvero un'Europa preda delle banche, dei grossi comitati d'affari, delle multinazionali e appunto soprattutto dell'economia a guida tedesca. Da questo punto di vista possiamo vedere che, ripeto, un 40% ha voluto dare fiducia un po' alla speranza, quindi un voto un po' più di fiducia nei confronti del governo attuale, che in questo caso è quello di Renzi, ma secondo me va letto anche l'insieme delle forze che non sono in questo caso il Partito Democratico. All'interno di queste il Movimento 5 Stelle rappresenta sicuramente la fascia più importante. Sicuramente abbiamo avuto un calo, di questo il Movimento farà tesoro, perché se finora siamo stati sempre comunque in crescita è normale che a un certo punto ci possano essere delle piccole battute d'arresto che ci porteranno a delle riflessioni interne, e sicuramente il nostro obiettivo non è mai quello di occupare poltrone a più non posso. È giusto che ci si interroghi, è giusto che si addrizzi il tiro in alcuni ambiti, insomma. Però voglio rimarcare quello che invece, tornando un po' al territorio nostro, che in controtendenza al dato nazionale il Molise e Campobasso registrano i valori più alti, insieme più o meno solo all'Abruzzo mi sembra di ricordare, i valori più alti del Movimento in Italia. Segnale indiscusso che laddove si è presenti sul territorio e nelle istituzioni come siamo in regione e si lavora bene, perché il fatto che stiamo lavorando bene nessuno lo può negare, il Movimento tiene, il Movimento riesce a ricevere consensi dei cittadini, e questo lascia ben sperare, quindi il tempo alla lunga ci darà ragione. Lepore, che è successo? È successo qualcosa? Qualcuno dice che le europee Forza Italia ha patito, come dire, la dimensione berlusconiana, la presenza anche soprattutto, lo stessi persone elette, ecco, per esempio Raffaele Fitto, che ha avuto un grandissimo successo, subito, immediatamente ha sottolineato alcuni aspetti per il futuro della leadership dello stesso Forza Italia. Comunque, ecco, com'è la chiave di lettura di Lepore, naturalmente collegandola al territorio regionale, a quel pezzo voglio dire, di regione comunque che ha dato un arretramento, anche potenzialmente con la presenza di Patriciello, che però è stata molto forte di impegno, ecco, insomma, i numeri non sono stati al meglio. Ma credo che Fitto non abbia messo in discussione la leadership di Berlusconi. Fitto ha introdotto un argomento che è quello della necessità di operare delle scelte dal basso, attraverso le primarie, attraverso i congressi, per dare la possibilità agli elettori ai cittadini di Forza Italia di esprimersi anche per quanto riguarda la scelta del vertice del partito, sia per quanto riguarda gli incarichi istituzionali che incarichi di partito. Quello che non possiamo sicuramente nascondere è un dato, che Forza Italia non ha raggiunto il 20% che sperava alla vigilia. Ma l'agibilità politica del presidente Berlusconi è molto limitata. Il fatto che Berlusconi non abbia potuto girare tutte le piazze d'Italia, o comunque in giro, non hanno potuto andare in giro per l'Italia, ha sicuramente avuto un suo effetto negativo sulla scelta finale. Poi c'è un dato che dobbiamo anche sottolineare, la novità dell'anno, che è questo effetto Renzi. Renzi è un giovane che è diventato presidente del Consiglio, stiamo ancora nella luna di miele, quindi
un governo che ancora non mette, ancora non dimostra quello che è capace di fare, ma sta solo facendo una serie di promesse, non ha avuto ancora il tempo di dimostrare se le cose le fa o non le fa. Chiaramente la gente crede ancora agli impegni, alle promesse che il Presidente del Consiglio sta facendo. Poi naturalmente le cose non le farà, ma questo le cose non le farà dopo le elezioni europee. Intanto le elezioni europee sono fatte, intanto il PD ha avuto il 42% dei consensi. Ora, per quanto riguarda la prospettiva, Forza Italia ieri ha avuto un ufficio di presidenza del partito, Berlusconi ha ribadito che lui è il leader del partito, la settimana prossima sarà convocato un altro ufficio di presidenza per stabilire i tempi per la celebrazione dei congressi, per affidare a esperti il compito di fare i regolamenti eventualmente anche per le primarie. Insomma, la settimana prossima avremo un ufficio di presidenza in cui Forza Italia si incomincerà a riorganizzarsi partendo proprio dal territorio. Pietro Maio, allora, lei la vittoria c'è stata, è stato un consenso forte, non registravate, ecco, nell'ambito del partito un'attenzione così forte come adesso. Molti commentatori parlano appunto della vittoria di Renzi, cioè la presidenza del Consiglio in questo momento non è assolutamente estranea alla possibilità di aver intercettato tanti consensi. Ecco, qualcuno dice che c'è una forte aspettativa, ma anche una sottolineatura per una sorta di stabilità, no? Di un qualcosa che non va a rompere alcuni equilibri, soprattutto in un'Europa che ha bisogno, come dire, di un sostegno massimo per, come concetto ancora, di la forza dell'Europa, ecco, un po' per capirci, no? Noi che siamo stati tante volte chiamati per esempio ai temi a scuola, no? Sull'importanza dell'Europa, no? Siamo un po' cresciuti con il mito della dimensione dell'unità, no? Al di fuori un po' delle varie divisioni. Oggi come oggi siamo in camminiamo un po' sul bordo di qualche baratro che potrebbe significare tante cose. Ecco, Simone Gredella parlava di euroscettici, insomma parla di criticità all'interno del territorio europeo, che significano poi fare delle scelte o altre scelte. Allora, comunque il Partito Democratico ha incassato una attenzione molto forte. Ecco, come guardate naturalmente a questo risultato e che cosa il risultato vi ha comunicato, perché a prescindere dalla lettura dei numeri probabilmente ha avuto un significato anche abbastanza politico e culturale. Ecco, che cosa, tra l'altro, insomma, vi chiedo che cosa adesso ve ne fate di questo bagaglio, no, che vi è stato consegnato. Ma mi consenta preliminarmente di ringraziare i quasi 16.000 cittadini di Campobasso che hanno votato il centro-sinistra e i circa 7.000 che hanno votato il Partito Democratico, che hanno consentito di avere la vittoria in questa città e sicuramente di dare un sindaco nella persona di Antonio Battista in questa città. Dopodiché vengo all'analisi politica. Lei diceva che cosa ne farete di questo bagaglio di voti che hanno riservato i cittadini italiani in genere nel voto europeo, nel voto campobassano. Noi ne faremo tesoro, grande tesoro. Questo consenso così straordinario, storico, che porta il Partito Democratico al 22% e oltre in questa città e oltre il 41% in Italia, ci assegna una grandissima responsabilità, che è quella del buon governo. I cittadini hanno voluto premiare, in questo caso, al di là di quello che diceva Pierluigi Lepore, la praticità, il pragmatismo,
la capacità anche di saper ammaliare le persone, ma in senso positivo, da parte del Presidente del Consiglio Renzi, la sua dinamicità, il suo voler fare a tutti i costi delle scelte nette e chiare in tempi brevi. Il fatto di aver garantito a tantissimi cittadini italiani che vivono la difficoltà della povertà 80 euro al mese per 13 mensilità, quindi 1000 euro all'anno all'incirca, e in forma diciamo non temporanea ma permanente, questo dimostra un'azione diversa di come si governa il nostro paese e di come le promesse devono essere mantenute. Aver tagliato l'IRAP alle piccole imprese, aver tagliato i costi della politica, non della democrazia, il taglio delle auto blu, il costo in capo ai dirigenti dello Stato e tantissime altre iniziative che metterà in campo in questi giorni, con anche il taglio del Senato. Tutto questo unicum ha dato fiducia a Matteo Renzi, ha dato fiducia al Partito Democratico, ha dato fiducia, gli italiani hanno dato fiducia all'asse di governo, anche ad Alfano e al suo partito, tant'è che sono stati, diciamo, non allo stesso modo del Partito Democratico, che ha avuto una vittoria veramente storica e straordinaria, ma comunque i cittadini hanno, diciamo, voluto dare un segnale contro il populismo, contro coloro che gridano alla luna, contro coloro che gridano e poi, dopo aver gridato, ritorna il silenzio più profondo. E allora in Europa io sono orgoglioso di vedere il Partito Democratico all'interno del PSE con Martin Schulz, il primo partito, il primo gruppo politico è il Partito Democratico. Necessariamente dovremmo invertire la tendenza di come si governano i processi europei e per i risvolti che dovranno avere questi processi sui cittadini. Noi abbiamo fatto l'Europa politica, ma non abbiamo fatto l'Europa anche dei cittadini, ma dobbiamo fare l'Europa delle scelte, l'Europa che inverta la tendenza e che non guardi solamente ai bilanci, anche se è corretto guardare ai bilanci, ma che cerca di liberare un po' di risorse per l'occupazione, quindi per l'economia e per lo sviluppo. Quindi è stata una straordinaria vittoria del Partito Democratico, ma abbiamo anche l'occasione storica nella nostra nazione di avere un governo di centrosinistra, abbiamo l'Europa dove abbiamo una presenza forte della sinistra europea e del PSE, abbiamo in questa regione Paolo Frattura che sta cercando di rimettere nella giusta carreggiata questa regione, diciamo portata allo sfascio più totale da governi di centrodestra da oltre 10 anni, basta pensare al bilancio di previsione 2012 che è stato censurato dalla Corte Costituzionale, il bilancio 2011, e basta vedere tutti i costi che ci sono sulla sanità, le tante imprese che oggi si vuole addebitare, le grosse aziende al centro-sinistra, invece si dimentica, qualcuno dimentica che un anno fa c'era il centrodestra. Tutte queste politiche noi cerchiamo di rimetterle in sesto, liberando delle economie come ha fatto Paolo Frattura e la sua giunta, tagliando circa 10 milioni di euro in questo anno di governo per riversarle sull'economia e sullo sviluppo. Sono convinto che questa azione di filiera politico-istituzionale porterà grandissima prosperità ai nostri concittadini, vedrà coinvolto anche il Comune di Campobasso come città capoluogo di regione per un'azione politica forte che rivendichi soprattutto la sua autonomia di città capoluogo di regione alla stessa stregua di Roma capitale, per far sì che anche i comuni limitrofi vedano come Campobasso punto di riferimento, stella polare anche per politiche complessive di riferimento, perché nessuno riesce a determinare delle scelte importanti da solo, ma abbiamo bisogno del coinvolgimento di tutte le comunità locali. Gredella, ecco, io naturalmente vi invito, come dire, ad essere liberi a sentirvi, insomma, di sottolineare quello che volete rispetto alle cose che l'uno dice dell'altro. Voi rappresentate, come dire, tre meccanismi, rappresentate una posizione che è comunque preeminente, che è quella del Partito Democratico oggi, perché cioè il governo, come dire, del paese ha una preeminenza sul piano europeo, già anche una preeminenza nel comune
regione, capoluogo di regione, no? Oltre che alla regione, ci ricordava Pietro Maio. Ecco, naturalmente rappresentata una opposizione in questo momento, che è quella di Forza Italia, quindi una opposizione da centrodestra, per capirci, e naturalmente c'è l'opposizione del Movimento 5 Stelle, che in questo momento è a una fase, come dire, di sicura opposizione alla regione, al comune e perfino in Europa. Ecco, però quello che mi interessa, come dire, capire un po' da voi sono i percorsi che in questo momento si stanno attivando, no? Allora, una delle cose è questa: subito dopo le elezioni si sono cominciate a trovare quelle che sono le connivenze sul piano europeo, e io dico connivenze ma è sbagliato, gli accordi forse dobbiamo dire che è la cosa migliore, ma non mi usciva, mi è uscito, ecco, e queste vicinanze. Allora, Gredella, una delle cose, leggevo questa mattina questo incontro che ha avuto il fondatore del Movimento 5 Stelle, Grillo, con Farage, con una parte, quindi, come dire, di dimensione veramente fortemente euroscettica. Io credo che non ci sia, come dire, niente da spaventare, perché comunque già durante la campagna elettorale il Movimento 5 Stelle ha portato dei distinguo rispetto all'Europa, cioè non ha avuto un sostegno pieno, cioè all'ambito europeo. Naturalmente è stato portatore di criticità. Ecco, questa cosa però ha fatto sobbalzare, leggevo, dei commenti interni, soprattutto sul piano, come dire, della non consultazione piena. Ora, voi che avete, come dire, fatto della consultazione in rete uno degli elementi principali, ecco, come leggi la situazione che si è un po' letta stamattina, ecco, un po' per capirci, e quali, insomma, secondo te le possibilità invece di costruire un percorso per l'Europa che vada anche al di là, come dire, dei semplici slogan di scetticismo, ma che si converte in qualcosa, come dire, di concreto, in un'Europa che io vorrei un po' a tutti voi, ecco, farmi riferimento, in un'Europa che oggi non appare unita secondo meccanismi culturali molto forti, cioè da quel punto di vista ha avuto un calo sicuramente importante, se è vero che nei vari stati sono emerse delle situazioni anche di forte contrapposizione, insomma, quindi, insomma, ci sono state delle sconfitte tremende in alcuni stati e ci sono state delle affermazioni che non ci si aspettava in quella egual misura, insomma. Ecco, un po' questo mi piacerebbe un po' da voi, la domanda è rivolta a Cretella per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, però naturalmente riguarda le posizioni del centrodestra europee e le posizioni del centrosinistra europee. Ma io innanzitutto confesso che ho passato gli ultimi due giorni rinchiuso praticamente a Palazzo San Giorgio, per cui aggiornatissimo non sono sulla questione odierna, anche perché si è votato solo due giorni fa, insomma, certo. È un po' prematuro parlare di, appunto, già di schieramenti e posizioni europee. Di certo che, come dicevo prima, una bella pattuglia di parlamentari all'interno del Parlamento ci consentiranno, appunto, di trovare convergenza sicuramente con gruppi che diciamo condividono quella che è un po' la nostra visione positiva dell'Europa, e condividono soprattutto quella che che è la nostra visione negativa di questa Europa che non è un'Europa appunto dei popoli, ma lo stesso Parlamento. In realtà le funzioni del Parlamento europeo, senza prenderci troppo in giro, si sa che sono molto molto limitate, è più una funzione diplomatica, se vogliamo, di facciata, ma poi in realtà chi gestisce i flussi economici ed alcune dinamiche che poi hanno un riflesso importante sulle politiche nazionali si decidono certamente in altre sedi e non nel Parlamento, che ha spesso funzioni appunto più di rappresentanza o di ratifica di decisioni già prese che altro. Quindi io da questo punto di vista sono scettico sulla utilità e sulle funzioni del Parlamento europeo. Come Parlamento, Commissione ha la sua forte, come dire, importanza. Già la Commissione ha senz'altro un ruolo diverso. La nostra posizione sarà senz'altro definita da qui a
i prossimi giorni, da qui all'insediamento appunto dei nostri parlamentari e a seguito anche di questi colloqui e di questi incontri. Noi ci danno per soli contro tutti, ma non è così. Noi, a partire dal comune di Campobasso, in Parlamento non è che non dialoghiamo con nessuno, è che spesso e volentieri intorno a noi viene fatta terra bruciata, perché costituiamo veramente una voce fuori dal coro. I nostri consiglieri regionali in regione Molise ne sono la più palese testimonianza. Sono completamente isolati, come spesso sono completamente isolati i nostri parlamentari a Roma, dove vediamo che centrodestra e centrosinistra, in perfetta simbiosi, spesso e volentieri sono sempre d'accordo contro di noi, oppure sono sempre appunto hanno sempre una posizione diversa da noi, quindi piuttosto stanno bene insieme pur di non stare con noi. E quindi tra l'altro io volevo tornare un attimo prima al discorso delle europee, e volevo chiedere, l'ho chiesto in questi giorni ma nessuno mi ha dato risposta, al Partito Democratico Molisano, che è una forza comunque grossa e che soprattutto di governo in regione, nessuno mi ha risposto come mai il Partito Democratico non ha candidato un molisano all'interno della circoscrizione del Sud. Tutti sanno che il ruolo di Aldo Patriciello all'interno degli equilibri regionali e dell'equilibrio della regione Molise ha un ruolo fondamentale. In questo il Partito Democratico dovrebbe esultare anche per l'elezione di Patriciello, perché di fatto lo hanno sostenuto non candidando un proprio rappresentante. Ce lo dirà, dovrebbe spiegare agli elettori del PD per quale motivo il PD, forza di governo in Molise, non ha dato la possibilità ai propri elettori di votare un rappresentante molisano. Sarebbe una bella domanda, che aspetta ancora una risposta. Ecco, però nel frattempo il centrodestra, sì. Lepore, che farà il centrodestra alle europee? Come si piazza, visto e considerato che insomma in Italia ha un po', come dire, ha creato qualche... è al centro anche di polemiche, insomma. Allora, prima di rispondere a questa domanda, vengo subito. Sì, certo. Volevo un attimo rispondere a lui, perché io credo che dobbiamo, anche tra di noi dobbiamo creare un minimo di dibattito. Sono dei monologhi. Siamo assolutamente d'accordo. Io credo che il rappresentante del PD pensa che sia ancora campagna elettorale. Non credo, che lui è convinto che non sia, le elezioni ancora non si sono svolte, perché ha fatto degli spot pubblicitari per dire quello che ha fatto il centrosinistra, cioè. Oggi la campagna elettorale è terminata, dobbiamo parlare di cose concrete, non di spot pubblicitari. È vero, dei 80 euro al mese, però adesso aspettiamo tutti quanti al varco Renzi per quanto riguarda la manovra correttiva, che dovrà inevitabilmente fare per trovare la copertura, perché anche i tecnici dei ministeri hanno detto che non c'è copertura, per trovare la copertura. Allora, se io devo dare 80 euro al mese a tutte quelle persone e poi devo fare dei correttivi per poter trovare quei soldi, quindi aumentare le tasse, io da una parte ai cittadini do le 80 euro al mese e dall'altra parte glieli tolgo dalle tasche dei cittadini. Quindi adesso aspettiamo. Oggi, io ho detto prima, che stiamo ancora in luna di miele, cioè il governo ha fatto bene a dire quello che ha detto, le riforme, poi vediamo se il governo riuscirà ad abolire il Senato, se il governo farà la riforma della pubblica amministrazione, se il governo arriverà veramente alla riduzione delle tasse, a riforme fiscali, cioè, questo stiamo vedendo. Ora, è tutto quello che abbiamo detto, lo dobbiamo verificare nelle prossime settimane. E per quanto riguarda, vengo alla domanda, il Forza Italia, a differenza del Movimento 5 Stelle, è un partito che è ben collocato in Europa. Abbiamo da sempre avuto un ruolo importante all'interno della grande famiglia dei popolari europei, quindi abbiamo la capacità di avere un ruolo importante in un contesto europeo. Un ruolo importante, perché l'Europa oggi detta l'agenda
economica, sociale, a tutti i paesi membri. Quindi avere un ruolo importante nell'ambito dell'Europa è importante. Noi abbiamo anche investito sul Molise, sulla candidatura di un molisano, perché oggi è importante avere anche un riferimento molisano in Europa. E devo dire che Aldo Patriciello, che è stato ricandidato con forte determinazione da parte di Forza Italia, ha avuto la bravura, la capacità di farsi rieleggere, naturalmente non con i voti dei molisani, perché 17.000 voti non potevano mai essere sufficienti per poterlo eleggere al Parlamento europeo, però è stato così bravo adesso a creare una rete in tutto il territorio di contatti, di collegamenti, di impegni, perché lui si è interessato non solo delle questioni molisane, ma anche delle questioni nell'ambito territoriale, nell'ambito di tutto il collegio meridionale, che lo ha messo nelle condizioni di poter riavere i 111.000 voti, che oggi quei 111.000 voti fanno gli interessi soprattutto del Molise, perché anche se ha avuto tantissimi voti in Campania, in Calabria, ma certamente essendo lui un molisano, avendo le radici, gli interessi politici, avendo la possibilità di fare militanza politica in questa regione, chiaramente un'Europa fa gli interessi soprattutto della regione Molise. Gli altri partiti non hanno ritenuto di doverci investire, ma noi come forza diciamo responsabile abbiamo voluto investire anche sul discorso di portare il Molise in Europa. Sbaglio o tempo fa sostenne il centro-sinistra della regione? Chiedo questo a un amico Lepore, c'è qualcosa che non torna. Se non sbaglio, Patriciello fu lo stesso personaggio che sostenne Frattura e il centro-sinistra della regione contro Forza Italia. Dovete fare un attimino di pace. Faccio subito chiarezza, perché faccio subito chiarezza agli elettori che lo hanno votato. Quindi gli elettori già hanno fatto chiarezza, perché 17.000 molisani lo hanno votato, quindi non è che dobbiamo dire che Patriciello ha avuto i voti per Spirito Santo. Se l'hanno votato perché lo hanno ritenuto capace e meritevole di consenso. Patriciello è sempre stato iscritto a Forza Italia, ha avuto sempre un ruolo all'interno del partito e ha sempre avuto contatto con la direzione nazionale, con la dirigenza nazionale di Forza Italia. A me non mi è mai risultato che Patriciello un solo giorno abbia detto io mi autosospendo da Forza Italia. È sempre stato di Forza Italia. Però palesemente si è schierato ufficialmente mettendoci la faccia a favore di Paolo Di Laura Frattura. C'è qualcosa contro Forza Italia, c'è qualcosa che non torna, dovete spiegarlo agli elettori, non a me. Gli elettori lo hanno votato. Gli elettori lo hanno votato. Perché Patriciello non ha mai sempre avuto un atteggiamento di coerenza nei confronti di Forza Italia a livello europeo. Il significato di coerenza. Cosa significa coerenza? Evidentemente, come dire, quando uno riesce ad avere un'attenzione così grossa vuol dire che ha sempre ragione. Il problema è che molte volte si imputano Pierluigi anche a situazioni di strategia, no? Quindi una vicinanza o non vicinanza, alcune cose che vengono fuori per un aspetto di strategia. Poi questo è tutto discutibile, se la strategia, come dire, va al di là anche del quello che è il cosiddetto la cura del bene comune, poi quelle sono responsabilità. Quello parlamentare europeo uscente è stato ricandidato, è stato rieletto. Ha sempre ragione. Ha sempre ragione. Chi vince, chi prende voti, ha sempre ragione. Dal punto di vista, come dire, del risultato. Non è che è stato lo ha nominato il padre eterno, lo ha eletto la gente. Pietro, allora, è inutile che io ti faccia una domanda. Ci sta questa domanda posta direttamente. Vorrei partire da una cosa molto impopolare. Certo. Molto impopolare. Quella del finanziamento pubblico dei partiti. Io sono un convinto sostenitore, lo dico anche adesso, che potrebbe andare a controcorrente, che il finanziamento pubblico ai partiti, seppur in maniera ridotta, debba rimanere
e debba essere un finanziamento controllato, certificato con i bilanci depositati presso la Corte dei Conti. Sì, ho capito, cioè devono essere perché questa mia osservazione risponde a due domande. Sì. Una a quella di Simone Cretella, perché il PD nel Molise non ha candidato nessuno, perché era una sconfitta comunque certa per un candidato alle europee, per il Partito Democratico, avendo di fronte un Patriciello che ha grandissimi mezzi finanziari, ma comunque il Partito Democratico in questa regione ha riportato quasi il 32%, mi sembra 8 punti percentuali, 8,5 rispetto al nazionale. Per quanto riguarda invece ciò che diceva Pierluigi Lebera, io mi preoccuperei di capire per quale motivo il suo partito e il centrodestra è così dilaniato e spaccato, tant'è che è stato commissariato, e continuare a dire che i cittadini siano sciocchi perché votano il PD e il centrosinistra per un nulla, mi sembra che questa situazione, questa osservazione comporti delle gravi responsabilità rispetto ai cittadini. I cittadini sanno osservare, sanno leggere la politica, capiscono quando un governo fa bene, sta facendo bene. Io penso che Forza Italia e Berlusconi hanno fatto un grandissimo errore, quello di uscire dal governo. C'è stata la spaccatura di Forza Italia con Alfano e Berlusconi. Alfano è rimasto diligentemente al governo e chi vi parla ovviamente non è che sia qui per difendere Alfano, certamente io sono un uomo di sinistra, mi definisco di sinistra centro, nemmeno di centro-sinistra. E quindi io ritengo che Matteo Renzi abbia fatto bene, la squadra di governo sta facendo bene, sta tagliando i costi della politica, sta mettendo in mano, anche con l'accordo con Berlusconi, il patto del Nazareno, alle riforme istituzionali. Se poi Berlusconi verrà meno a quel patto, ovviamente si assumerà la responsabilità davanti ai cittadini. Renzi non esiterà un minuto, un attimo, se non bastano riforme, a dimettersi, perché è una persona seria, coerente, dinamica, giovane, che sta battendo anche i tempi della politica, quelli biblici del passato. E ovviamente anche noi qui nel Molise e a Campobasso in questa città, non appena ci saremo insediati con Antonio Battista, faremo del tutto per coinvolgere nell'azione amministrativa anche Simone Cretella e il suo movimento. Io ho capito da Simone Cretella che ha fatto un'apertura di credito, io conosco Simone Cretella anche per rapporti di amicizia, insomma, per alcune battaglie che abbiamo fatto anche all'interno del Consiglio Comunale sulle aree pedonali e quant'altro. So che è un'ottima persona, una persona capace, qualificata e seria soprattutto. Quindi mi auguro che possa dare, entrare maggioranza e opposizione, un contributo all'azione amministrativa su alcuni temi importanti che ci vedono coinvolti e che sono condivisi, perché i cittadini vogliono che si risolvano i problemi, perché sono questioni serie nelle famiglie. Io in questa campagna elettorale non a caso ho intercettato 506 voti fino adesso, salvo la verifica che stanno facendo, 500 sono il primo e il secondo tra tutti e 600 i candidati del Partito Democratico. Ho intravisto però una grande sofferenza in questa città, gente che riesce da malavena a campare, a mangiare, a vivere. Noi dobbiamo spingerci sul sociale, dobbiamo intercettare le esigenze dei poveri nostri concittadini che non riescono proprio a sostenere la propria vita quotidiana. Questa è l'azione amministrativa in primis che deve mettere in campo un sindaco di una città come quella di Campobasso, ma penso tutti i sindaci, partire dagli ultimi, dalle esigenze degli ultimi, perché molto spesso dove c'è la povertà c'è anche il dramma della salute, il dramma della disabilità, tante situazioni che messe insieme rendono esplosiva la nostra comunità. E voglio fare non un attacco, un'osservazione al Movimento 5 Stelle. Vedi, il comportamento degli amici di Campobasso, di questa città, i dirigenti 5 Stelle sono ottime persone e capiscono di come va l'approccio alla politica, e tant'è che in questa città hanno avuto un buon risultato, a livello nazionale un pessimo risultato, perché Casaleggio hanno fatto della politica, la politica del grido, dell'allarmismo sociale, di gridare ogni giorno, di portare i processi in piazza, di attaccare le istituzioni che dovrebbero essere sempre e comunque difese. Questo atteggiamento i cittadini lo hanno censurato, l'hanno bocciato attraverso il voto, e mi sembra che le dichiarazioni di oggi e di ieri di alcuni dirigenti apicali importanti del Movimento 5 Stelle abbiano certificato questo, hanno preso le distanze, hanno preso questo modo di fare. Noi chiediamo ancora più con forza che il Movimento 5 Stelle debba impegnarsi sui temi e sui problemi, perché oggi fare politica sterile di opposizione non serve in questa fase storica, poteva servire in un'altra fase storica.
Oggi noi mettiamo a rischio la quiete sociale, la società in grande fermento, in grande difficoltà, c'è bisogno di mantenere alta la serietà di governo in questa città, in questa regione e nella nostra nazione. A partire dall'Europa, noi non possiamo annientare ciò che hanno costruito i nostri avi, per millenni l'Europa è stata insanguinata, la vecchia Europa, non a caso due personaggi, due persone importantissime, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, di cultura politica e di esperienze diverse, hanno sottoscritto quell'accordo e all'isola di Ventotene hanno sottoscritto quel trattato che ha dato la via all'Europa unita. Noi non possiamo sventare quell'Europa unita, noi l'abbiamo rafforzata, il Partito Democratico la vuole rafforzare attraverso Martin Schulz e attraverso l'azione di governo europeo che farà con il gruppo consiliare, col gruppo consiliare più forte, quello del Partito Democratico. Noi dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e con fiducia, liberando le risorse per l'economia e lo sviluppo, cominciando dalla città di Campobasso, uno sportello per intercettare i contributi e i finanziamenti europei. In questi anni Bibi Bartolomeo, perciò è stato così fortemente penalizzato, ha perso grandissime e straordinarie opportunità, basti pensare una per tutto, piano città, 6 milioni e mezzo di euro persi per questa città, 6 milioni e mezzo Credella, per non parlare del progetto bike sharing, 500.000 euro persi in questa città, ma ne potrei dire a Iosa, allora noi ci dobbiamo mettere a lavorare, perciò lancio l'appello anche ai 5 Stelle, in questa città può essere uno strumento per fare filiera per i cittadini, non filiera politica, filiera per i cittadini attraverso la giunta regionale, il governo regionale e le opportunità che sicuramente il contributo sapranno dare anche i 5 Stelle, perché sono persone per bene, capaci e qualificate. Se ci mettiamo a litigare tra di noi, allontaniamo ancora di più i cittadini dalla politica, allontaniamo ancora di cittadini e poi ci dobbiamo ricredere quando andiamo a fare campagna elettorale e praticamente ci prendono a bastonati. Io lancio questo messaggio al sindaco di Campobasso, chiunque esso sia, mi auguro che possa essere, e sono certo che sia Antonio Battista, ma a tutto il Consiglio Comunale, alla Giunta, di lavorare intensamente perché questa città deve recuperare delle posizioni, deve recuperare una credibilità, quella della città capoluogo. Ecco, una sottolineatura che ritengo importante comunque sia. Il problema, ecco, io sottoscrivo il senso l'appartenenza oculata da parte di tutti i candidati del Movimento 5 Stelle, che sono, a dire la verità, leggendo proprio la composizione della lista, la maggior parte sono persone con cui si è sempre lavorato in modo ottimo per salvaguardare la città, il territorio. Persone squisite dal punto di vista dell'amicizia, quindi della condivisione, su questo voglio dire non ci piove. Ecco, il problema nasce nel senso di che cosa abbiamo comunque, ecco, questo mo ve lo rivolgo, insomma, perché sbolognando un po' la situazione europea, che però resta sempre ferma e precisa, perché comunque noi ne abbiamo d'onde dalla dimensione europea. Ecco, resta la consegna della città, a un consiglio comunale che, ci sono molte ambiguità dentro, perché mi spiego sulla dimensione dell'ambiguità, e perché molti che fanno parte oggi nell'ambito della maggioranza, fino a qualche mese fa erano nell'ambito di un'altra maggioranza. Quindi lì lascia, questo è quello che vi chiedo, è un po' il punto interrogativo, cioè noi oggi abbiamo della città di Campobasso una serie di punti interrogativi, perché uno, non abbiamo una certezza assoluta ancora su chi sarà il sindaco di Campobasso, abbiamo sicuramente la presenza di Antonio Battista al 99% come sindaco di Campobasso, però c'è quell'1% che probabilmente potrebbe segnare un altro tipo di dimensione. Però un altro aspetto, un altro punto interrogativo, ecco, questo Consiglio Comunale nell'ambito della maggioranza incassa alcune, e non un solo consigliere, ma molti consiglieri che hanno avuto nell'immediato passato, quindi insomma avevano incarichi anche all'interno della passata maggioranza, e infatti non a caso il sindaco uscente nell'ultimo periodo della campagna elettorale ha fatto ferro e fuoco
fuoco, dicendo ai cittadini questa dimensione dei cosiddetti trasfughi. Lui li ha dichiarati, insomma, ha usato termini un po' più pesanti per dirla insomma tutta, no? Però ecco, ci sta quest'altro punto interrogativo. L'altro aspetto, che è il punto interrogativo che ci sta, e che io lì ve lo voglio chiedere, è un aspetto, come dire, più amministrativo e preciso, è quella dimensione del patto di stabilità, che nella passata amministrazione è stato un po' la colonna sonora di tutto il percorso, perché sembrava, ecco, insomma, lì vi voglio chiedere come si può aprire, come dire, lo spiraglio e la porta a quello che è un percorso di costruzione, perché questo patto di stabilità, l'impressione è che era una specie di blocco a qualunque tipo a qualunque passo. Parliamoci chiaro, è stata la colonna sonora di tutta qua. Quindi ecco, allora, questa serie di, e allora lì vi chiedo pure lo stato delle cose di oggi, insomma, perché le notizie che ci vengono sono tante, per esempio, altri punti interrogativi, i ricorsi, ci saranno ricorsi, c'è una serie di attribuzioni che forse non sono così, cioè c'è una serie di percorsi che, voglio dire, non sono così chiari. Ecco, questa è stata la prima volta, lo dobbiamo dire, in assoluto, che un'elezione del Consiglio Comunale della città capoluogo di regione ha portato tante di quelle, come dire, non certezze, ecco, non tante incertezze. Allora io vi chiedo, c'è una certezza, non me ne voglia l'amico. No, prego, perché tanto riguarda tutti e tre, sono dati che hanno espresso i cittadini. Sì. Il PD e il centrosinistra hanno circa 9.500 voti in più rispetto al Movimento 5 Stelle, il primo competitor per eventuali ballottaggi, che penso non ci siano, insomma, dai dati che dati che immagino io non ci sia. Ma comunque dovesse essere. Quindi qui non si tratta che il Movimento 5 Stelle abbia un voto in meno o un voto in più del Partito Democratico. Ci sono 9.500 voti circa. Questo è un meno. Dato di fatto. Il problema è il meccanismo elettorale che dà l'indicazione di elezione al primo turno di un sindaco di una città capoluogo superiore ai 15.000 abitanti, sì, che deve raggiungere il 50% più un elettore. Noi siamo in quella condizione di aver raggiunto il 50% più un elettore. Ritengo che sia quella la condizione. Quindi, verosimilmente, ho fiducia che sia quella la cosa. Poi, cosa diversa è che se dobbiamo andare al ballottaggio, non è che ci possiamo tirare indietro, ci andrà con la consapevolezza del rispetto dei voti che hanno voluto tributare al centro-sinistra, partendo da 9.500 voti che abbiamo. Siamo d'accordo, però oggi è quella. Questa sera sapremo tutto. Perfetto, con certezza. Io immagino che sia Antonio Battista, ho quasi la certezza che sia Antonio Battista, se lo dico perché conosco anche i risultati, nel senso che a quella sezione era dei ragazzi che io mandavo a prendere i dati, quindi perciò ho una certezza che possa essere così. Tornando al patto di stabilità, il patto di stabilità non è che è stato da 4 anni a questa parte o da 5 anni, dal 2000. Se non ricordo male, da circa il 2000 che c'è il patto di stabilità. Ovviamente il patto di stabilità va gestito bene, è come i vasi comunicanti, se entra un po' d'acqua, un litro d'acqua può uscire da questa parte e viceversa, e ti consente di fare delle scelte di priorità. Quell'acqua che deve uscire rispetto a quella che è entrata va a fare degli investimenti e quindi va a fare dei progetti per la città. Il dramma qual è? È quello che bisogna chiedere all'Europa e bisogna chiedere al governo, di togliere dal patto di stabilità le spese per investimento. È giusto che nel patto di stabilità ci siano le spese correnti, diciamo, quella spesa improduttiva che non serve a creare economia. È quello che per far camminare la macchina. E quella va monitorata e deve stare nel patto di stabilità. Però le spese per investimento, quello vanno liberate, perché significa creare azienda. Penso che siamo tutti d'accordo. Il dramma di questi anni è stato questo qua. Se accanto a questo dramma, e io sono abituato a dire sempre la verità, perché quelli sono i bilanci del Comune di Campobasso, nel 2011 il Comune di Campobasso e di Bartolomeo,
guarda, lo sto dicendo pubblicamente, quindi mi assumo la responsabilità di quello che dico. C'è il certificato in bilancio che non hanno speso 1.860.000 euro, non spesi, soldi cash fuori patto di stabilità, non li hanno spesi. Se poi aggiungiamo, come dicevo poc'anzi, che sono stati persi finanziamenti sul piano città, ministro Passera, governo Monti, per il centro storico 6 milioni e mezzo di euro, perché i progetti sono stati presentati incompiuti e non rispondenti ai criteri del ministero, e se si va sul sito del Ministero dello Sviluppo, a febbraio 2013, mi sembra che sia il 27 febbraio, adesso non ricordo bene, c'è il decreto del ministro, dove tutte le città sono dentro questo meccanismo, Campobasso è fuori. Questa è un'altra opportunità che questa città ha perso, ma tantissimi, vogliamo parlare delle farmacie comunali, vogliamo parlare che i parcheggi a pagamento che portavano, portano 400.000 euro all'anno al comune e li hanno ceduto a terzi, ma questa è veramente stata una politica scellerata. Noi ci aspettiamo, no, perciò c'è stata la sonora bastonatura che da 11 liste sono riusciti a farne appena uno. Scusami, quindi questa è la situazione reale. Pietro, noi naturalmente tutto questo perché ci aspettiamo che tutto un po', come dire, il percorso ferraginoso che c'è stato nella passata amministrazione, che sembra che abbia creato una sorta di blocco allo sviluppo, ecco, oggi diventi invece diverso, no? Voglio precisare, nessuno ha la bacchetta magica, però siamo in grado comunque di dare uno, siamo comunque in grado, e chiudo, di dare a questa città uno slancio, quello necessario, avendo anche buona esperienza, chi vi parla ha 15 anni di esperienza amministrativa, conosce perfino i sentimenti, gli umori di ciascun dipendente del Comune di Campobasso, e anche quello è importante, conoscere la macchina amministrativa. Se non conosce la macchina amministrativa, e qualche cosa dobbiamo fare, Cretella, al di là delle posizioni di maggioranza poi sulla macchina amministrativa, altrimenti non andremo da nessuna parte. Lepore, a te. Posso? Sì. Ma io torno a ripetere quello che ho detto prima. Io mi sono trovato a partecipare a una tribuna elettorale, non a un'analisi del voto. Poi bisogna essere onesti fino in fondo. L'analisi è quella che avete perso. Bisogna essere onesti fino in fondo. Vabbè, ti consento gli spot, tanto gli spot non ti porteranno nessun voto, perché le urne sono chiuse, quindi qualche voto in più. Siete commissariati, sotto il 20%. Qualche voto in più per garantire al Battista la vittoria certa, primo turno. State non li prenderai. Il centro-destra è spaccato, perché le urne sono giuste. Una alla volta, perché le urne sono giuste, quindi non prenderai neanche un voto in più questa appunto sera. Perché sono chiuso. Però devi essere onesto. Di Bartolomeo, quando è andato al comune, ha ereditato una situazione pesantissima. Grossa sciocchezza. Tutte le prime risorse che sono arrivate al comune, anziché utilizzarle per incominciare a fare le cose per questa città, le ha dovute utilizzare per fare il pareggio di bilancio, per togliere tutto il deficit che aveva creato la passata amministrazione di centro-sinistra. Quindi di la verità, non dire sciocchezza. Prima cosa, per quanto riguarda la sala, quando hai parlato tu, non ti ho interrotto. Ti prego di non interrompere. Io sono stato educato e non ti ho interrotto. Vorrei non essere interrotto. Per quanto riguarda l'aspetto politico, il problema della divisione, questo è un problema interno nostro, politico, che naturalmente stiamo affrontando all'interno del partito. Certamente Forza Italia a livello nazionale ha deciso che i sindaci delle città andavano ricandidati, e che, tranne se non c'erano motivi ostativi particolari, non si poteva prescindere dai sindaci di Forza Italia. E allora, sulla base di questo che ha deciso l'ufficio di presidenza, e non lo ha deciso né Gianfranco Rotondi né Pierluigi Lepore e né altri, ma l'ha deciso l'ufficio di presidenza, noi sulla base di questo abbiamo deciso di ricandidare Gino Di Bartolomeo. Oggi, se gli altri partiti, gli altri amici, anche all'interno della stessa Forza Italia, per motivi che non voglio neanche in questo momento verificare, perché lo verificheremo in sede politica, hanno deciso di non ricandidare Gino di non riappoggiare Gino Di Bartolomeo, facendo altre liste, appoggiando un altro candidato fuori dalla coalizione di Forza Italia, e vi dico, contro Forza Italia. Questo è un problema interno nostro.
che staremo a verificare, andremo a verificare nelle dovute sedi. Certamente una cosa è certa, non passerà inosservata una cosa del genere, perché è una cosa grave. Dopodiché altre chiacchiere sulle porte aperte. Quindi il giro di Bartolomeo non è stato ricandidato da solo perché ha operato male o perché non ha amministrato, non si è entrato nell'aspetto amministrativo, semplicemente nell'aspetto politico, cioè politicamente si voleva che il giro di Bartolomeo si doveva fare da parte. Il partito non lo ha consentito, perché se la regola vale per le altre città, vale anche per Campobasso. Campobasso non poteva fare eccezione. Questo non discuto, però quello, non poteva fare quello che è sua specie, con tanti, quindi, problemi che non è stata una bocciatura amministrativa per il giro di Bartolomeo. Non ho detto questo, è stato a fare liste perché non ha saputo amministrare. No, perché non ha bocciato. Non è solo un battuto, certamente. Se poi il giro di Bartolomeo doveva fare le liste, e lo poteva fare, poteva, perché la capacità di farlo ce l'aveva. Se doveva fare le liste andando a prendere la gente per le case, convincere a fare la lista senza simboli di partito, così poteva fare pure 10 di liste, però alla fine che cosa conclude? Invece il giro di Bartolomeo ha voluto fare un discorso politico. Il discorso politico non ha prodotto nessun risultato, nel senso che il nuovo centrodestra e altre sigle del centrodestra non hanno condiviso questo percorso. E allora Giro di Bartolomeo insieme all'Udeo hanno fatto una sola lista, naturalmente forte, una lista che ha preso indubbiamente un buon risultato, perché 2.800 voti sono un buon risultato, considerando le quattro liste che sono state, che hanno appoggiato, diciamo, la Scasserra, un po' che hanno appartenuto all'area dissidente, hanno raggiunto 700, 800, 1.000 voti la lista più forte. Giro di Bartolomeo ha ottenuto 2.800 voti, quindi ha anche dimostrato di avere una capacità di aggregazione. Quindi per cortesia, se vogliamo essere onesti, allora è bene, se no diciamo che io sto dicendo l'esatto contrario. Allora, per cortesia istituzionale, sto dicendo l'esatto contrario. Io mi sarei immaginato che il centrodestra, che è talmente frantumato che non esiste più in questa regione, avesse appoggiato Gino Di Ba, il contrario proprio di quello che dico, avesse appoggiato, perché un sindaco lo bocciano i cittadini, il secondo mandato non si lega a nessuno. Questo è stato il grave errore del centrodestra. Ma non l'ho fatto per tu parli di bilancio, se la persona meno indicata a parlare di bilancio, alla Regione Molise, la Corte Costituzionale ha bocciato due bilanci, di che parliamo? Tu parli del centro, del PD e del centro-sinistra, che sta al 40% e oltre, voi state al 17-18%, ma sì, di che parliamo? Il problema non esiste proprio. Io ti ho detto pure perché Renzi sta al 42%, e vuoi sapere come la penso io? Le elezioni si faranno nel 2018, lo sai per quale ragione? Perché Renzi non andrà mai alle elezioni, perché non ha nessun interesse ad andare alle elezioni, perché se le elezioni si faranno fra un anno e Renzi non farà tutto quello che ha promesso di fare, fra un anno è una debacle. Se governa, allora, se Renzi non farà le riforme, perché in Parlamento non trova la maggioranza per fare, se non trova la maggioranza per fare le riforme, l'anno prossimo si fanno le elezioni politiche, Renzi al 42%, non so dove va a finire. Secondo me allontanerà le elezioni fino al 2018. È una fortuna, per gli italiani, è una fortuna per il buon governo. Se governa bene, sta governando bene. Uno che prende 40%. Allora Renzi, ma Renzi non sta governando, io ancora non vedo nessun risultato. Vanno a dire Renzi sta promettendo. Scusate, no, ha avuto il 42%. Avete letto promesse. Ma questo non è politica. Forse questo è ABC. Pierluigi ha avuto il 42% perché è presidente di un consiglio che sta nell'ancora e la luna di miele. E ha potuto sfruttare la novità,
fra un anno non c'è più la novità. Allora fra un anno, se le riforme le ha fatte, Renzi ottiene il risultato. Se le riforme non le ha fatte, Renzi il risultato non solo non lo ottiene, ma sarà una debacle. Allora, prima, no, vi chiedo un po' di caldo. Se per poter trovare la struttura, come ho detto prima, deve fare qualche manovra correttiva, vedi un po' se poi la gente Pierluigi, dà ancora il 42% al resto. Allora, un attimo di pausa, un respiro. Simone Cretelli, abbiamo detto tutta quella serie di punti interrogativi. Credo che siano, come dire, che litigano negli studi televisivi e vanno così d'accordo nei palazzi. I loro leader si vedono spesso e volentieri, stanno scrivendo il futuro dell'Italia insieme, loro litigano. A zero. Cerchiamo di riportare. È chiaro che stiamo qua, vedremo quello che, come dire, succederà. Abbiamo un problema, però, ecco, questo era il senso che dicevo pure a loro e lo ripeto a te, una serie di punti interrogativi che sono comunque legati in questo momento alla conduzione, come dire, amministrativa di questa città. Cioè, credo che molti cittadini, voglio dire, se lo chiedono, fermo restando che comunque il Partito Democratico ha nell'ampiezza delle sue liste ha preso una serie di voti che, come dire, l'hanno portato comunque quella coalizione ad essere considerata vincente, a prescindere dal fatto se supera o meno quel 50% il candidato sindaco, che potrebbe, come dire, riaprire i giochi sulla dimensione del ballottaggio, che però servirà a stabilire il sindaco. Certo. Ecco, questo voglio dire, fermo restando che comunque, ecco, sono stati già assegnati una serie di percorsi che sono lì, voglio dire, quelle poltrone da consigliere ci stanno. E allora lì nessuno può, come dire, scalfire la situazione. Però i punti interrogativi ci sono. Uno, io ve l'ho detto, era un livello amministrativo, che era quel famoso patto di stabilità che sembrava impedisse qualunque tipo di sviluppo. L'altro però è dovuto anche concettualmente alla presenza all'interno della maggioranza di persone che sono state parte integrante, anche forte, dell'ex maggioranza. Quindi, insomma, voglio dire, i cittadini si chiedono come si comporteranno, ecco, per capirci, Pietro, anche questo era più che il sistema, era che faranno, insomma, persone che hanno fatto il salto della quaglia, possiamo dirlo, perché da una coalizione di centrodestra sono passate a una coalizione di centrosinistra, ecco, come si comporterà? Non lo so, però io, siccome la domanda era per Simone Cretella, per il Movimento 5 Stelle, io sono il meno indicato si deve, sì, ma è chiaro che lì voi non rispondete personalmente, rispondete come gruppo, no? Allora, Simone, tu che cosa pensi succederà? Ecco, allora, questo voglio capire. Che allora, succederà secondo te? Che succederà? Innanzitutto, ad oggi ancora non sappiamo esattamente l'esito finale, sappiamo che la composizione del Consiglio ed è a netta ovviamente maggioranza della coalizione, non dico centrosinistra, del centrodestra-sinistra, ovvero della coalizione vincente di Antonio Battista. Quale sarà il sindaco? Sapremo esattamente tra poco e potrebbe essere molto probabilmente Antonio Battista, altrimenti può darsi che si arrivi a questo famoso ballottaggio dove sicuramente i numeri potranno essere completamente ribaltati. Non è la prima volta che il Movimento 5 Stelle va al ballottaggio col 20% e lo vince col 60% e anche percentuali più alte, quindi è tutto da vedere. E cosa riuscirà a mantenere gli equilibri in questa maggioranza di consiglio è un'altra bella domanda che farei appunto al collega Maio, comunque sia ad Antonio Battista. Cioè, dover mettere insieme 11 liste che vanno dallo scudo dai democristiani, dallo scudo crociato fino alla falce e martello è una bella impresa. In questo è stato abile il manovratore, il burattinaio che ha orchestrato questa armata Brancaleone, ma di questo siamo certi che se ne pagherà il conto, perché è ovvio che adesso un po' tutti non è che hanno fatto parte di questa maggioranza così tanto per starci, andranno in qualche modo a battere cassa. Adesso che si tratterà di comporre la giunta, arriverà
arriveranno i primi nodi al pettine, ma tanti ne arriveranno anche in futuro. Ognuno di queste 11 liste era portatore di qualche interesse personale, qualche interesse di bottega, e nell'arco dell'amministrazione verranno inevitabilmente al pettine, e non bisogna poi meravigliarsi se durante l'amministrazione si perdono i pezzi oppure dopo 5 anni qualcuno pensa di dover andare altrove. Non vorrei ricordare a tutti che il sindaco uscente Gino Di Bartolomeo 5 anni fa fece esattamente la stessa cosa, se non sbaglio erano esattamente 11 registe che costituivano la sua coalizione, e oggi giustamente lui si meraviglia che ha perso dei pezzi che sono andati all'altra parte, e stessa cosa probabilmente succederà fra 5 anni. L'unica cosa che mi meraviglia a me è veramente come fa questa gente ancora a ricevere consensi dall'elettorato, lo stesso elettorato che si lamenta continuamente, ma poi continua a volte anche in cambio di un panino con la porchetta dato così alla sagra oppure alla cena preelettorale, poi a svendere il proprio voto per poi continuare a lamentarsi nuovamente. La maggioranza che è venuta fuori è sotto gli occhi di tutti, ci sono nomi e cognomi, una larghissima fascia, è esattamente una fetta di consiglieri del centro-destra che sono passati al centro-sinistra, contenti loro, se riusciranno ad amministrare in questo modo, contenti loro, noi faremo il nostro ruolo. E per rispondere a prima, noi non entriamo come opposizione, noi entriamo come consiglieri comunali, portavoce dei cittadini all'interno del Consiglio Comunale, pronti ad appoggiare qualunque cosa buona e rispondente a quelli che sono i nostri programmi e i motivi per cui i cittadini ci hanno mandato in consiglio, e pronti a fare la più ferrea opposizione qualora si proponessero programmi, progetti o comunque cose che non rispondono a quelli che sono i nostri progetti. Dirò di più, voglio lanciare un paradosso, è solo un'ipotesi ovviamente, andiamo a ballottaggio, lo vinciamo, molti ci dicono ma come fate a governare con la minoranza in consiglio? Semplice, direi io. Prendiamo il programma del Partito Democratico di Antonio Battista, che è un bellissimo programma come tutti, e cominceremo a lavorare su quel programma, così vedremo se la maggioranza ha interesse a portare avanti quel programma oppure altri tipi di interessi. Quindi poi se qualcuno vorrà far cadere il consiglio se ne assumerà le responsabilità davanti ai cittadini. Io penso che questa sera il Movimento 5 Stelle dovrebbe dare gli auguri a Antonio Battista con una bella telefonata. Lo faremo senz'altro, senza alcun problema, ci mancherebbe altro. Comunque mi sembra un percorso anche molto limpido. L'unica cosa che tra virgolette censura, che noi non abbiamo burattinai né comici nel nostro partito, abbiamo persone, fatto un'affermazione un po' pesante, non abbiamo né burattinai né comici, ma abbiamo delle persone, sono tanti, sai, delle persone che dialogano, manovrano i figli, non manovrano nessuno. Noi abbiamo un Partito Democratico che non ha nel proprio simbolo il nome di coalizione, il nome che mettere insieme non credo che sia il caso. Quindi sono ancora di perdere voi. Questo non è un problema di burattinai, il problema è che noi nel nostro partito non abbiamo il nome del leader come hanno altri partiti. L'unico partito che ha il nome del proprio leader nel proprio simbolo è il Partito Democratico. Siamo un partito organizzato che dialoga, che fa le primarie per scegliere il candidato sindaco, le primarie dove questa volta hanno partito 5.000 persone a Campobasso, non è tanto Battista. Mi auguro, rispetto alla domanda che faceva lei, dei transfi che sono passati dalla parte della, questa cosa a me non appassiona. Io ho una storia diversa, una storia che sono stata sempre nel centro-sinistra, sempre, da quando avevo 18 anni, la città di Campobasso, che ringrazio ancora una volta i nostri concittadini, mi hanno premiato, vengo la risposta, ovviamente in Consiglio Comunale, alla luce del sole, noi porteremo e attueremo quel programma, e alla luce del sole i candidati, i consiglieri si assumeranno la responsabilità di mantenere fede al proprio mandato. Naturalmente nella nostra nazione non c'è vincolo di mandato, non c'è vincolo perché nella Costituzione non è scritto, e quindi c'è il dramma che un consigliere eletto da una parte passi irresponsabilmente da un'altra parte, questo succede a destra e a sinistra, poi ci sono le rare eccezioni come chi vi parla, e sono orgoglioso, ripeto, lo voglio sottolineare, della conferma che ho avuto in questa città che la serietà a lungo paga, e ringrazio ancora una volta i cittadini di Campobasso. Allora io naturalmente, lungi da me la dimensione del pettegolezzo, non è questo il senso, come dire, del concetto era quello dell'agibilità politica.
il senso del trasfuga non è tanto il, non mi interessa, non mi appassiona, vi dico, perciò ve lo chiedo, vi ho chiesto perché, ecco, c'è un senso però di agibilità politica, perché se io mi faccio portatore, come dire, esatto, di un percorso, i nostri candidati sono impegnati sul programma di Antonio Battista, sì, lo so, però Maio, io ho veramente pochissimi minuti, però io stamattina ancora non si chiude la partita, voglio dire, del candidato sindaco, già una lista della vostra coalizione ha rivendicato un posto esterno, già l'ha rivendicato, io faccio nome, questa è dialettica politica, questo non, non è il partito socialista che già, insomma, questo non è un dramma, che è una, esatto, forza politica, chiede la visibilità, sì, in una, lo giunta, so, però ecco, voglio dire, lì mi sembra, sì, assolutamente, però è un, come dire, è un, è un, come si può definire, cioè è un po', ecco, il senso di un po' di limpidezza, no, per dire, cioè ancora oggi stiamo facendo probabilmente qualche conteggio in più, ecco, sarebbe il caso di soprassedere per un attimo, è un problema di etica, insomma, non tanto sicura, di politica. Allora io adesso però sono in chiusura, sì, voi avete a disposizione veramente 2 minuti ciascuno, non di più. Chiudiamoli, come dire, partendo da Pietro Maio, Lepore e Simone Cretella, per una, un auspicio, non lo so che cosa, ecco, scegliete voi, come dire, la dimensione più giusta da comunicare ai nostri telespettatori, che sono in attesa, io credo, tutti quanti come cittadini, di ritrovare una città che abbia, che sia a misura, voglio dire, di persone, che abbia una dimensione di dignità. Molte durante la campagna elettorale hanno usato questa parola, la dignità, e allora, insomma, siccome i cittadini campobassani attraverso la loro città devono avere un senso di attenzione e di dignità da parte di tutti. Allora partiamo da questo presupposto, perché chiudiamo proprio con questo, cioè con la nostra città, che è quella in cui quasi tutti noi viviamo. Noi dobbiamo scrivere in questa città con Antonio Battista e con tutto il Consiglio Comunale, sottolineo tutto, maggioranza e opposizione, la storia di un tempo nuovo, dove si devono realizzare alcune questioni che sono rimaste appese, lavori pubblici, per dare vigore e forza all'economia e alla piccola impresa, dobbiamo avere grande attenzione al sociale, dovremmo creare qualche posto di lavoro, anche se non è una prerogativa di un comune, però bisogna crearne le condizioni. Io in questa campagna elettorale ho detto sin da subito che la prima attenzione va rivolta alla raccolta differenziata, dove si possono creare posti di lavoro. Al sociale, noi abbiamo la casa di riposo di via Pistilli, di via delle Frasche e quella di via Garibaldi, che devono essere attivate come RSA. Lì abbiamo l'opportunità in tempi brevissimi, nel giro di 8-9 mesi, di attivarle, di creare 40 posti letto in the hospital, 20 per Alzheimer, alcuni per ragazze madri, alcune per patologie non acute, che possono sviluppare tra personale medico, paramedico, ausiliario e infermieristico circa 50 posti di lavoro, ma non solo, lì dobbiamo prevedere una opportunità per i poveri, come la mensa, purtroppo per i poveri che in questa città non c'è. Poveri che con grande dignità vanno oggi alla casa di via delle Frasche con molta dignità a prendere un pasto, a mangiare un pasto. Noi dobbiamo porci come ente pubblico, attraverso anche l'associazione di volontariato delle Onlus, di sostenere le persone, di sostenere queste difficoltà, le fasce sociali più deboli, attraverso dei meccanismi premiali, anche tagliando le imposte locali. Dobbiamo attivare un meccanismo virtuoso che possa rilanciare l'economia in questa città e una prospettiva vera e reale per la città capoluogo. Lepore. La mia è una conclusione più squisitamente di carattere politico. Il paese, l'Italia e il Molise hanno bisogno di una forza moderata, di un partito dei moderati. Forza Italia in Molise ha dimostrato in questa tornata elettorale di avere un buon bacino elettorale. Abbiamo raggiunto il 23,5%, quindi una percentuale superiore alla media nazionale. Partendo da questo dato, sta in queste ore
iniziando la riorganizzazione del partito sul territorio. Stiamo iniziando a fare delle riunioni perché Forza Italia dovrà riorganizzarsi partendo proprio dal territorio. Un altro impegno che assumiamo come Forza Italia è la ricostruzione dello schieramento di centrodestra. E vengo anche per un attimo a Termoli, perché non si è votato solo a Campobasso, certo, ma si è votato anche a Termoli. A Termoli il centrodestra si è presentato, a differenza di Campobasso, unito. Quando il centrodestra si presenta unito, vince. Noi a Termoli abbiamo pochissimi voti meno dello schieramento di centrosinistra, nonostante il trend positivo di Renzi e del centrosinistra. Quindi a Termoli l'elettorato termolese ci ha premiato, ci ha mandato a fare il ballottaggio e con pari forza rispetto al centrosinistra. Questa è una dimostrazione che quando il centrodestra è compatto e unito vince. E allora, partendo da questa considerazione, l'impegno che noi assumiamo come Forza Italia è quello di recuperare il rapporto con tutti gli alleati, anche a Campobasso, per cercare di ridare nel Molise un centrodestra compatto, pronto a vincere le sfide future e recuperare un ruolo di governo in questa regione. Simone Gradella. Sì, io volevo approfittare in questo momento a nome un po' di tutto il Movimento 5 Stelle del Molise e di Campobasso, appunto, per ringraziare i tantissimi cittadini che ci hanno dato fiducia, hanno saputo cogliere quella passione, quella spontaneità che ci contraddistingue e che ci hanno spinto in questa avventura, diciamo, che all'inizio sembrava persa, insomma, perché sembrava un po' questo Davide contro Golia, perché combattere uno contro 11 non era una battaglia persa in partenza, ma così non è stato, perché abbiamo vinto sicuramente sul piano dell'orgoglio, diciamo. E mi sarebbe piaciuto vedere una partita uno contro uno, vedere Antonio Battista sostenuto da una sola lista, noi da una sola lista, Scasserra da una sola lista e quant'altro, quindi diciamo che certamente l'esito sarebbe stato diverso, però come dice quella pubblicità, ti piace vincere facile, purtroppo in questa città è una strategia che i partiti la ritengono ancora vincente, e così non, assolutamente non ha senso, caro Maio, fare 11 liste, perché sappiamo, basta spulciare quelle 11 liste per capire che sono liste sono liste fatte unicamente per piazzare un candidato per ogni famiglia, raccattare quei 20 voti a testa che moltiplicati per 300 danno poi nemmeno la maggioranza, perché ci siete arrivati veramente sul filo di lana forse, per cui avrei poco da festeggiare se fossi loro, diciamo che ne ha già stappate troppe di bottiglie in vano, Battista poteva pure aspettare, magari la cantina avrebbe durato un po' di più. Ripetiamo questa sera a stappare la bottiglia, fermiamoci qua insieme a noi, ci vediamo per stappare, sarà un piacere. Bene, io vi ringrazio naturalmente, però vi convocherò, probabilmente vi chiederò una partecipazione nel prossimo futuro per vedere come vanno le cose, no? Per capire meglio se quel centrodestra si ricombatterà, per come governa il centrosinistra e per capire un po' i percorsi del Movimento 5 Stelle. E quindi siete, come dire, invitati nel prossimo futuro. Grazie a Pietro Maio, grazie a Lepore, Pierluigi Lepore, e a Simone Gradella. Grazie a voi. E grazie ai nostri telespettatori.